È tempo di ripartire. Rilancia la tua attività insieme a noi gratuitamente su Icaro TV, Radio Icaro e News Rimini. Per aderire basta un click. gruppoicaro.it. Ripartiamo insieme. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro TG. Guardiamo insieme quali sono le notizie principali di oggi. Bonaccini a Rimini presenta il piano per rilanciare il territorio, il plauso di Santi e la stoccata del sindaco Tosi. Tira aria da campagna elettorale. Covid e alberghi, regna ancora l'incertezza. Il 20% non aprirà, dice la presidente AIA Rinaldis. Resta il nodo sulle responsabilità in caso di contagio. Emergenza sotto controllo, oggi nessuna nuova vittima nel riminese e appena 4 casi in più. Morto a 48 anni il maestro Ezio Bosso, pochi mesi fa entusiasmò Riccione e Rimini dirigendo due concerti da tutto esaurito. Come avete sentito nei titoli, posizioni diverse tra gli amministratori locali in merito all'incontro che si è svolto ieri nella sede della provincia con il presidente della regione Stefano Bonaccini. Il presidente ha parlato di un piano per il rilancio con quasi 300 milioni di euro di interventi. Si tratta di fondi pubblici più cofinanziamenti privati per opere in gran parte già progettate, finanziate e cantierabili. Tre gli impegni condivisi tra sindaci e regione: selezionare le priorità strategiche per il territorio, censire tutti gli interventi progettati e finanziati ma non ancora appaltati e individuare quelli immediatamente cantierabili, con priorità per sociosanitario, scuola, cultura, mobilità e sicurezza del territorio. Un'apertura positiva, secondo il presidente della provincia, Rizziero Santi. Solo campagna elettorale invece per il sindaco di Riccione, Renata Tosi. Sentiamo allora quello che hanno detto questa mattina alla nostra trasmissione Tempo Reale. Abbiamo alzato la voce, era giusto, no? Cioè, io penso che abbiamo fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi nostro cittadino, noi rappresentiamo i cittadini. Abbiamo alzato la voce e abbiamo battuto il pugno sul tavolo. Abbiamo ricevuto una risposta parziale a livello nazionale insoddisfacente. Ci siamo rivolti alla regione, che è sempre stata attenta, e con la regione stiamo risalendo la china su alcuni temi che ci stanno a cuore, soprattutto gli investimenti per l'innovazione e per l'impresa. Il presidente della regione ci ha detto che lavoreremo ad un piano per Rimini e un piano per Piacenza, noi siamo pronti a lavorare, tempo 15 giorni, e lavoreremo più che sul tema della spesa corrente, sul tema degli investimenti, perché sono gli investimenti che rimettono in moto lo sviluppo. Ho un po' timore che tutta questa storia vada poi semplicemente a riconoscere solo una marea di milioni a Rimini e quindi tanta aria di campagna elettorale, ahimè. In un momento nel quale invece avrei molto di più preferito, gliel'ho anche detto subito a Bonaccini a chiusura della riunione, molto più avrei preferito sentir parlare di persone, di famiglie, di ragazzi, perché adesso la stagione un pochino parte, un po' si riavvierà e che però vedrà non completamente impiegato il nostro popolo. E quindi sul settembre, che invece normalmente è il momento dei conti, quindi è il momento della scuola, è il momento insomma dei grandi costi per le famiglie, non ho sentito una parola su Atari, non ho sentito una parola sulle tasse scolastiche, non ho sentito una parola sui programmi scolastici. Protocolli poco chiari, aiuti non incisivi e responsabilità eccessive in caso di contagi. Sulla stagione 2020 degli albergatori regna l'incertezza, tanto che molti stanno ancora alla finestra indecisi se aprire oppure no. Ne abbiamo parlato sempre a Tempo Reale con la presidente degli albergatori riminesi, Patrizia Rinaldis. L'estate è alle porte, ma ci sono ancora troppe incertezze per il turismo, motivo per cui, secondo la presidente degli albergatori Rinaldis, almeno un 20% delle strutture alberghiere di Rimini non aprirà in questa tribolata stagione 2020. Molti stanno valutando se la facciamo, molti stanno aspettando sul discorso delle responsabilità, gli aiuti, abbiamo visto che non c'è un cavolo. Io ho visto molta incertezza, però io dico, comunque sono già sicura che un 20-30%, un 20% non apre. Coloro che aprono stanno eventualmente con un organico sotto del 50%, ok? Quindi il 50% non verrà assunto. Io credo che il problema più grosso
sarà veramente il problema sociale che andremo a vivere anche prima di settembre. E sicuramente non aiuta la mancata chiarezza su come attrezzarsi con i protocolli stilati da regione e categorie che dicono una cosa e i documenti elaborati dall'INAIL che ne suggeriscono un'altra. Dovevano uscire delle linee guida. Noi facciamo i protocolli. Cosa facciamo adesso? Rischiamo che i protocolli condivisi a livello nazionale con le maggiori associazioni di categoria del settore, condivisi con, poi trattati a livello ogni regione, poi li ha personalizzati. Adesso aspettiamo delle altre linee guida con l'INAIL, che non capisco perché l'INAIL non è deputata a fare documenti, avrebbe dovuto probabilmente affiancare il governo. Io credo che lavoriamo tutti a rovescio, ma va bene. In mezzo ci sono le imprese, ci sono gli imprenditori. Imprenditori che dovranno fare i conti anche col fatto che per i dipendenti eventualmente positivi al Covid si prevede la disciplina dell'infortunio sul lavoro. Non c'è uno scudo, nessuno ci toglie le responsabilità. Però gli avvocati ci dicono, è vero, però non è automatico. In realtà l'ASL, l'INAIL, dovrebbe accertare. Dimostriamo che abbiamo messo in atto tutte le norme prescritte. Io quale sarà lo strumento di accertamento? Io questo non lo so. Però quello che mi dicono gli avvocati, non può essere questo automatismo. Perché non è che il dipendente vive dalla mattina alla notte, certo, nella nostra struttura alberghiera. Lì sarà una grossa battaglia e preoccupa un pochino tutti, ma sarà sia per quello che riguarda il dipendente, ma anche per quello che riguarda il turista, che potrebbero comunque sorgere anche vertenze sia dal punto di vista civile che penale. Restiamo in tema turistico. Al momento sembra che Austria, Germania e Svizzera vogliano escludere l'Italia tra le mete per le vacanze dei propri connazionali, ma la Riviera non demorde e approfitta della presenza a Rimini dell'inviato della Bild per rilanciare la propria offerta. Il giornalista ha scelto la città per raccontare la ripartenza del turismo. Ieri ha incontrato in centro storico il sindaco Gnassi per un'intervista tra Teatro Galli e Castel Sismondo. Oggi la troupe tedesca si è spostata verso il mare per raccontare insieme a Gabriele del Bagno 26 il lavoro dei bagnini in fase di allestimento delle spiagge, anche se il titolo del servizio è Rimini vuota come non mai. Finalmente apriamo il 25 maggio in totale sicurezza, dice il Badmeister riminese rivolto ai turisti tedeschi, e voi vi potrete divertire come tutti gli altri anni. Dal punto di vista sanitario invece arrivano notizie positive per la provincia. Dall'aggiornamento relativo al coronavirus, nessun decesso e come da diversi giorni a questa parte casi ridotti al minimo. Finalmente la voce decessi per la provincia di Rimini torna a registrare uno zero, per un totale che resta fermo a 229, solo 4 i nuovi contagi, 3 in isolamento, 1 ricoverato, che portano il totale a 2087. Dopo i 12 di sabato scorso, in provincia di Rimini il numero massimo di casi in un giorno è stato di 6. Le 21 nuove guarigioni portano il totale a 1490, i casi attivi sono ancora 317, 139 nel capoluogo, 49 a Cattolica, il comune riminese che ha avuto l'incidenza più alta di contagi, 30 a Riccione. In regione oggi i decessi sono 13, numero in calo, i nuovi casi 56 su 4.906 tamponi refertati, 27.110 il totale dei casi di positività dall'inizio dell'epidemia, le nuove guarigioni sono 341, 17.166 in totale, mentre continuano a calare i casi attivi 6.001, 298 in meno. Il differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi è di 11.165. Le persone in isolamento a casa sono 5.124, 192 in meno. I pazienti in terapia intensiva sono 114, 8 in meno. E calano anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, 763, 98 in meno. La Regione Emilia-Romagna ha inserito al secondo posto della graduatoria finale del bando per i finanziamenti il progetto di edilizia sociale del Comune di Rimini per la riqualificazione dell'area ex Dama Nuova Questura in Via Bassi. Il programma presentato riguarda un'area con superficie utile di 2.265 metri quadrati da acquisire tramite esproprio o accordo bonario, sulla quale sussisteva dal 1999 il piano attuativo per la nuova questura, poi revocato per le inadempienze del proprietario esecutore.
prevista la realizzazione nell'area di 36 alloggi di edilizia sociale. Su una spesa totale di 6,6 milioni, la Regione erogherà il contributo richiesto di 5,5 milioni di euro. Il resto sarà coperto da Comune di Rimini e Acer. È morto oggi, ad appena 48 anni, il pianista, compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso. Tra fine dicembre e gennaio era stato protagonista di un doppio concerto a Riccione e Rimini. Comunicazione di servizio, che vedo già un uso improprio di telefonini. Prima di tutto silenziateli, ma ancora meglio spegneteli. Stiamo insieme. Con queste parole Ezio Bosso, lo scorso 29 dicembre, aveva aperto al Pala Congressi di Riccione il concerto degli auguri della Europe Philharmonic Orchestra. Il suo sorriso, che non lo abbandonava mai nonostante la malattia, e il suo talento mancheranno a tanti. Pianista, compositore e direttore d'orchestra, purtroppo è morto oggi all'età di 48 anni. Era afflitto da una malattia neurodegenerativa. Bosso viveva a Bologna e come direttore della Europe Philharmonic Orchestra era stato protagonista, il 19 gennaio scorso, anche di un concerto al Teatro Galli nell'ambito degli eventi per Fellini 100. E Fellini è un grande maestro perché ha indicato una strada nuova, una strada che non c'era, e omaggiarlo coi pilastri anche, no? Discussi e indiscussi, perché tutti in vita siamo stati discussi, poi ma in questo caso stiamo parlando del riconoscere attraverso anche un mio omaggio personale al benessere che mi ha dato la visione e l'estetica di Fellini e la sua cura nei particolari, il suo lavoro, la sua abnegazione per questa vita di cinema, omaggiarlo attraverso i miei grandi maestri che amava anche lui, e quindi fare anche qualcosa di diverso. Ieri il Misano World Circuit ha ripreso l'attività per una sessione di allenamento di 13 piloti professionisti emiliano-romagnoli. Oltre che per riascoltare di nuovo il rombo dei motori, la sessione è stata l'occasione per testare il nuovo asfalto realizzato dopo uno studio innovativo. Ascoltiamo le voci dei dirigenti del circuito misanese. Oggi, dopo tanti mesi, ritorniamo in pista, una pista completamente riasfaltata. Crediamo che sia anche forse un cambio di paradigma, abbiamo un po' alzato il livello, coinvolto università e competenze importanti, perché un circuito per essere allineato al motorsport e al sistema come quello automotive, che oggi viene celebrato per la Motor Valley, deve fare il possibile, e noi l'abbiamo fatto. Una giornata direi quasi storica, insomma, no? Tutti non vedevamo l'ora, ce l'aspettavamo. Speriamo che d'ora in avanti le cose migliorino sempre di più per poter tornare comunque quanto prima a una normalità accettabile che ci consenta anche di fare delle gare. Noi comunque siamo pronti sia con i protocolli e con tutte le linee guida, sia dal punto di vista sanitario, ambientale, organizzativo, e poi dipenderà non certo da noi, dall'andamento della pandemia e dal governo, che ci dirà quando possiamo tornare a fare non solo allenamenti come in questo momento, ma anche gare. È una delle prime uscite di piloti emiliano-romagnoli che sono venuti qui a fare, diciamo, le loro prove, ci dà ampia soddisfazione. Non sia, diciamo, altro che provare anche il nuovo asfalto, che è stato fatto in tempi record prima della chiusura causa Covid, che ci sta dando grandi soddisfazioni, perché i piloti, dopo due mesi di inattività, ci stanno dicendo: guardate che il lavoro che avete fatto per il momento, diciamo, è quello che noi ci aspettavamo. Le restrizioni Covid fanno sì, diciamo, che solo i piloti professionisti in questo momento possano venire qui a provare, ma ci auguriamo che, se le cose continuano così come abbiamo appreso dai media, si possa nelle prossime settimane riaprire piano piano sempre di più ai nostri clienti, ai nostri fan. E noi siamo arrivati come sempre in conclusione a questo appuntamento. Io vi ricordo per gli aggiornamenti il nostro sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.